Lunedì 19 agosto 2019 ci troviamo in Parco ai Bambini del Mondo per l'edizione 2019 del Paese dei Balocchi, un'edizione ricchissima ormai, dove si sa che i bambini sono i veri protagonisti. Quest'anno ci sarà un'ulteriore presenza di Pinocchio, quello vero degli anni 70, il Pinocchio di Comencini, che parlerà sul palco, ma poi ci saranno tantissime novità. Prima fra tutte la casa della fata turchina e poi qua ci sono presenze che potrebbero arrivare non volendo, perché sono dappertutto. Qua siamo dentro una fiaba, questo è il Paese dei Balocchi, non perdetevi questo speciale. La magia che si incontra nel Paese dei Balocchi porta alla mia destra lo special guest di questa edizione 2019, udite udite, Pinocchio quello vero, Andrea Balestri, eccolo qua, benvenuto al Paese dei Balocchi e benvenuto qua al grande Paese dei Balocchi, quello vero, dove ci sono tanti bambini. Buonasera a tutti, buonasera a Fano, buonasera a questa bellissima festa, sì, sono qua e ho piacere di esserci. E naturalmente è andato subito a salutare sì. Geppetto, perché è bambino. Eh già, il babbo è sempre il babbo, ma le birbe rimangono sempre le birbe. È cresciuto un po', ma è rimasto sempre... È il destino dei babbi, diventano sempre più piccoli e i figli sempre più grandi. Sempre così. Parole caro, d'oro, parole d'oro. Caro Andrea, tra pochissimo ci divertiremo un po' sul palco, perché ci racconterai nel lontano 1972, tu avevi? Nel 1971, girato nel 71, avevo quasi 7 anni e mezzo. E ritrovato così a recitare con attori importanti del calibro di Nino Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida. È un bambino di 8 anni, cosa fa in un set di questo genere? Cosa fa? Niente, si diverte, lo prende come un gioco e va avanti, ecco. Diciamo. Io sono cresciuto con mia madre, che mi ha sempre raccontato di questa avventura di Pinocchio, perché lei era una fan numero uno, perché negli anni 70 ha seguito tantissimo, e mi sono divertito a rivedere questi episodi che, per gli anni che erano, forse credo che Comencini, per anche insomma i mezzi che si avevano negli anni 70, è stato molto avanti, ha proiettato insomma un modo di fare serie TV in una maniera veramente futuristica quasi. Certo, in quel tempo venivano chiamati sceneggiati. Lo sceneggiato, io penso che Comencini abbia proprio riprodotto la povertà e la semplicità di quei tempi, ecco perché secondo me è riuscito veramente a fare un capolavoro, capito? Perché ecco, non c'era effetti speciali, non c'era niente lì. Ecco, le location della registrazione? Lazio, diciamo il blocco era Farnese, Tarquinia e diciamo... Poi Cinecittà, gli interni. Ecco, il bimbo di 8 anni, come si divideva tra la famiglia, gli amici, la scuola? Perché è stato un periodo di riprese che è durato, perché questo è un dietro le quinte che è bene sapere. È durato 8 mesi, penso, 8 mesi, e facevo il pendolare. Dal lunedì al venerdì stavo a Roma, il venerdì sera partivo, andavo a Pisa dalla mia mamma, perché io ero a Roma con mio babbo, e la domenica sera ripartivo da Pisa, riandavo a Roma e il lunedì ripartivo a girare le scene, per 8 mesi. Insomma, un po'. È stato un qualcosa che di indelebile, che un po', mi permetto di darti del tuo Andrea, ti ha segnato un po' a vita, perché insomma un Pinocchio così rimane per sempre. Però non è un segno, è un piacere questo, perché quando io riparlo di questo film, parlo degli attori, è un onore e una gratificazione per Comencini, per il film che ha fatto, un film fantastico, e io penso che Comencini sia riuscito con gli attori a incastrare come un puzzle tutto, attori, musiche, le sceneggiature, le scenografie, i posti, le location, e il puzzle poi in fondo si è visto che dopo 45 anni ha sempre un grosso successo. Ancora attualissimo, e soprattutto vorremmo così, a chiusura di questa breve intervista con Fano TV,
un aneddoto magari simpatico che si ricorda Andrea in quegli anni 70 sul set, magari anche tra insomma un bimbo e grandi attori, magari succedevano dei siparietti dietro le quinte. Ma sai, di aneddoti ci sarebbe da stare qui a raccontarne tutta la sera, perché in 8 mesi ne sono successe, specialmente con Andrea che era molto vispo. Però ti posso raccontare qui che la prima scena che dovevo girare il primo giorno di Chuck, dovevo diciamo schizzare con la fontanella Manfredi, e io a cominciare dissi: ma lui è un grande attore, io non posso, come faccio? E mi ricordo Manfredi mi venne davanti, si dette 2 schiaffi sulle guance e dice: bimbo, questa faccia qui l'acqua non la distrugge, vai tranquillo. Ecco, e lì mi dette il via per fare questa scena. Dietro le quinte, per capire anche dove i grandi attori veramente erano, si vedono grandi, anche su. Bravissimo. Loro con me non erano attori, ma erano più amici, più compagni di gioco che attori, perché capivano che Andrea, 7 anni e mezzo, era un bimbo e non era un attore. Ecco, questo sì, devo dirlo, sì. Bene Andrea, noi ci ha fatto piacere così raccontare un po', ma poi a brevissimo saliremo sul palco anche con le nostre telecamere, riprenderemo di questa bella intervista nel Paese dei Balocchi. Insomma, tutto può succedere con Fono TV, ma intervistare Pinocchio nel Paese dei Balocchi, questo mi mancava. Allora, caro Andrea, io ti lascerei a Geppetto, così almeno mi riporta nella balena, se mi lasci. Allora è meglio di no, magari. No. Grazie mille Andrea, grazie. E naturalmente un bel saluto a tutti i telespettatori di Fono TV che ci seguono. Un saluto a Fono TV e continuate a seguirci. Ciao. Allora, cari bambini, ci troviamo davanti alla novità assoluta del 2019 del Paese dei Balocchi ed è la casa della fata turchina. Ci sarà lei in persona e tra poco entreremo con le telecamere di Fano TV, ma fuori di casa c'è la governante della fata turchina, che è la lumaca. E bambini, con la lumaca bisogna parlare lenti e non bisogna andare veloce, perché non c'è fretta, è vero signora lumaca? Anche perché sennò poi dopo io mi arrabbio e mi chiudo. Quindi anche noi di Fono TV andiamo piano e le chiediamo, insieme a questi bambini, possiamo anche noi entrare e fare 4 chiacchiere con la fata turchina? Credo proprio di sì, provate a chiederglielo, magari la chiamiamo tutti insieme. Facciamo una prova, bambini, la chiamiamo, vediamo se poi ci risponde. Al 3 diciamo insieme: fata turchina. 1, 2, 3. Fata turchina. Un po' più forte. Fata turchina. Vediamo se ci risponderà. Ciao. Ciao bambini. Ciao. Siete venuti a trovarmi? Sì. Ma come sono contenta. Non appena lo saprò Pinocchio. Avete visto la mia amica lumaca? È simpatica, non è vero? Avete visto come si chiude tutta nel suo guscio? È carinissima. Oh, vi aspetto, eh? Entrate. Oh, io arrivo con calma, che mi ci vuole un pochettino. Pinocchio, abbiamo ospiti! Mi scusi, signora Fatina, noi siamo di Fano TV. È possibile entrare? Perché non siamo mai entrati nella casa della Fatina. Certo, vi aspetto, accomodatevi. Allora noi entriamo, eh? Arrivo, aspettatemi, eh? Bambini, stiamo entrando dentro la casa della fata turchina, possiamo? Salve, prego, accomodatevi. Venite, guardate, questa è la casa e guardate chi c'è là. Pinocchio. È sempre il solito. Sempre il solito, fa il finto malato oggi. Infatti i bambini che stanno per entrare devono aiutarmi a dargli la sua medicina, che non vuole prendere, come tutti i bambini testardi. Sicuramente ci saranno dei bambini là da casa che non vorranno prendere delle medicine quando stanno male. Allora vogliamo un consiglio dalla Fatina. Oh, assolutamente, bimbi cari. Per stare meglio dovete prendere subito la medicina e poi vedrete che la vostra mamma e il vostro papà vi daranno subito uno zuccherino per stare meglio e potrete subito tornare a giocare con i vostri amici, no? Bimbi, se l'ha detto la fata turchina. Oh, sì, assolutamente. Allora noi ci permettiamo di fare qualche immagine e poi lasciamo stare alla Fatina, perché ha tanto da fare, ci sono tanti bambini che devono entrare. Anzi, io gli farei anche entrare. Certo, tanti ospiti, eccoli, venite qua, piccini. Prego, entrate. Tutti seduti là in questi bei piscini. Oh, ma quanto siete belli! Tutti la forza! È un onore per la signora.
E nella magia del paese dei balocchi anche l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli diventa il gendarme che è di guardia alla casa della Fata Turchina, perché d'altronde bisogna impersonificarsi e tornare bambini. Questo è, da un certo punto di vista, il gendarme controlla i bambini e guarda che si possano vivere al meglio questa fantastica favola che è quella del paese dei balocchi. E da assessore al turismo non posso ovviamente che fare i complimenti a questa fantastica associazione che cresce di anno in anno, portando i bambini all'interno proprio di una vera favola, portando un evento della città che ormai richiama veramente persone da tutta Italia, e quindi un grande lavoro fatto da tanti ragazzi, e io apprezzo molto quello che viene fatto per questa città. Siamo entrati all'interno degli stand gastronomici, perché giustamente è vero che è il paese dei balocchi che si diverte, ci si gioca, ma c'è anche chi lavora tanto, e qui questa direi che è un'intervista proprio a caldo, ma non nel senso che è a caldo, perché proprio sopra queste piastre veramente si lavora tanto, e con 40 gradi fuori 50 e passa qui sopra, insomma. Però lo fate per il bene dei bambini e delle famiglie che vengono qua. Certo, naturalmente, solo per questo. Un bellissimo piacere, qui continua ad esserci tante tante piedine. Salutiamo anche Romeo, buon lavoro, perché qui le persone stanno aspettando, noi siamo venuti un pochettino a disturbare, però il bello è questo, perché è giusto dare anche un po' spazio a chi lavora ormai da anni per il paese dei balocchi. Buon lavoro e buona continuazione. Quando spunta il sole fa cri cri, e se vado a scuola anche il maestro fa cri cri. Quando il gallo canta cricca il dì, e poi torno a casa e anche il mio babbo fa cri cri. Allora andiamo anche a presentare i nomi di chi sta lavorando. Allora, una brevissima carrellata e facciamo continuare a lavorare. Anna. Signora Anna. Oriana. Buon lavoro. Fabiola. Questi sono i volti e le facce delle maglie arancioni. Antonella. Buon lavoro anche Antonella. Andiamo avanti, ancora i nomi. Loretta. Loretta, che ha tanto da fare, indaffarata. E per finire? Marisa. Allora, buon lavoro a tutte le signore delle piedine, perché c'è tantissimo da fare, ma giustamente al paese dei balocchi è così. Buon lavoro a tutti. Allora, siamo al reparto patatine fritte, perché d'altronde il paese dei balocchi è pieno di bimbi, e i bimbi naturalmente chiedono sempre le patatine fritte. Ma vogliamo sapere una cosa? Allora, scusatemi, posso disturbarvi un secondo soltanto? Un secondo soltanto con Fano TV. Il vostro nome? È Gianluca. Allora Gianluca, volevo sapere una cosa, perché tutti i bambini si chiedono, ma nel paese dei balocchi, quello di Lucignolo, c'erano già le patatine fritte? Ah, penso di sì. E venivano fatte come vengono fatte qua al paese dei balocchi? Penso, sì. Un consumo spropositato di patatine fritte per tutti, cari bambini. E buon appetito. Proprio non mi piace il lunedì. Li avete visti prima sulla griglia, e sono degli hamburger perfetti per il paese dei balocchi. Vengono fatti da? Patrizia. Allora Patrizia, faccelo vedere così in diretta, perché stanno aspettando insalata, l'hamburger. Hamburger di manzo. Poi andiamo con un po' di pomodoro. Con un po' di pomodoro. Perfetto. Un po' di cipolla. Di cipolla, benissimo. Poi stiamo. Lo chiudiamo. Ed è pronto così, con un po' di patatine per essere servito. Sì, con un po' di patatine. Eccoci qua, perfetto. Grazie Patrizia, buon lavoro, perché qui ancora grazie. C'è da fare la fila lunga. Eh sì, grazie. Vi abbiamo presentato piadine, hamburger, patatine fritte, e naturalmente devono essere accompagnate con un ottimo bar, esatto, del paese dei balocchi. Siamo in compagnia di Giorgia. Allora Giorgia, dietro ogni maglia arancione avete personalizzato, allora Giorgillo, il Grillo Brillo, poi cosa abbiamo? Abbiamo Lellina, la fata della Sugina. Abbiamo la Eva, la volpe che dà da beva, e fra Geppetto faccio un cicchetto. Questo è il bar che è personalizzatissimo per il paese, sì, dei balocchi. Voi vi materializzate qua ogni edizione, ogni edizione per dare da bere. Sì, perché diamo da bere le varie bevande di sempre, Fanta, Coca, ma abbiamo anche qualche, diciamo, bevuta così, sangria. Particolare, sì, particolare. Sangria fatta in casa da noi, sì sì. E poi soprattutto quando viene servito da queste bellissime facce, vero, naturalmente tutte decorate a tema. Tutte le sere noi ci decoriamo la faccia di tutti i colori, vedi? Ci mettete la faccia? Sì, proprio, ci mettiamo la faccia. Ragazzi, grazie, buon lavoro e buona continuazione. Divertitevi, grazie a voi, ciao.
Siamo nel bel mezzo del paese dei balocchi. Alle mie spalle ovunque i bambini stanno giocando e potrebbe succedere qualsiasi cosa. Ecco, per esempio, si incontrano il gatto e la volpe. Sono loro in persona che ogni anno tornano qua al paese dei balocchi. Allora, bentornati qua al paese dei balocchi. Ma che bello, sempre queste interviste. Perché insomma... Voi siete qua che scrutate, state cercando qualcuno per accalappiare qualche moneta, non lo so. Però insomma vedo che ogni anno i bambini si sono un po' informati, quindi capito, sono un po' tutti banti. Diciamo, non ce li danno, non ce li danno. È bellissima, è bellissima. Insomma, è molto semplice il gioco, no? Se uno va a piantare due, tre o quattro monete, che cosa succede? Succede che dopo 5-6 giorni i soldi raddoppiano, però i ragazzini cosa succede? Non ce li danno. Non so, è colpa sua. Forse hanno capito, secondo me è colpa del gatto, forse. Non lo so. Può darsi. Perché è poco affidabile. Molto. Però io sono quello un po' più birichino, più volpino, sai. Lui invece. Però non c'è niente da fare. Ogni anno che passa è sempre peggio. Voi comunque, se vagate per il paese dei balocchi e sentite questo rumore di campana, facciamo sentire com'è. Sapete che stanno arrivando il gatto e la volpe. Suoniamo forte, suoniamo forte, vai, facci sentire come fa. Fai forte. Come fa? Forte. Grazie, grazie al gatto, grazie alla volpe. Alla prossima, eh. Alla prossima. Siamo in compagnia di Francesca. Ciao Francesca, ci siamo fermati qua perché ci sono tanti bambini che si stanno divertendo finalmente con pennelli, possono sporcare, sporcarsi, disegnare. Questa è la bellezza del paese dei balocchi. Grazie a dire e fare giocare. Esatto, abbiamo inventato questo laboratorio, gli scatoloni dell'immaginazione. I bambini possono prendere uno scatolone, che è un materiale comunque riciclato da supermercati e insomma grande distribuzione, e possono creare quello che vogliono. Per la maggiore questa sera sono andati i castelli con il ponte levatoio. Ecco, questo è un bel gioco che è da fare anche da casa, magari i bambini che avete uno scatolone che ha mamma in casa e non sa che cosa farci in garage, lo prendete, lo portate nella vostra camera e cominciate un po' a pensare un castello oppure qualsiasi cosa, spazio alla fantasia, e andiamo a vedere che cosa succede con le mamme e i bambini. Grazie. Andiamo a vedere un po'. Allora, questo scatolone, bambini, che cosa è diventato? Vogliamo sapere un po' cosa state disegnando. Cos'è? Stiamo colorando, pitturando. Spazio così alla fantasia, però naturalmente siete così aiutati anche dalle mamme, perché ci vogliono anche le mamme che danno una mano. Certo, sempre. Stiamo cercando di fare un castello. Ecco, il punto di vista dei genitori al paese dei balocchi, che cosa dicono? Perché i bambini si divertono, ma anche i genitori. Molto, è unico, perché si fanno le cose insieme. Quando non hai il tempo a casa, questo dovrebbe insegnarcelo. Cioè, bisogna prendere il tempo per fare queste cose anche a casa. Non è perdere tempo, ma è investire tempo. L'hai detto, bravo. Bene. Bene, allora io non dico altro perché qui c'è da fare tantissimo, c'è il colore verde, il colore rosso. Mi sposto perché qui è un attimo che colorano il microfono, è un attimo. Buon lavoro ragazzi, ciao. Grazie. Saluta Davide. Al paese dei balocchi c'è anche l'immancabile Trucca Bimbi e siamo qua alle prese proprio con un trucco in diretta televisiva. Sono con, come ti chiami? Dea. Ciao Dea, quanti anni hai? 5. 5 anni, come va con questo trucco? Bene. Sei curiosa di vedere cosa è venuto? Noi già un po' lo vediamo. È tutto azzurro, una cosa bellissima. Che bello. Sei molto bella, poi ti rivedrai anche su Fano TV. Saluta. Saluta a tutti. Ciao, buon divertimento al paese dei balocchi. Buon divertimento al paese dei balocchi. Vaghi per la balera al paese dei balocchi e incontri la Befana in persona. Sì. Perché d'altronde siamo nel mondo delle favole dove tutto può succedere, ma c'è qualcosa che non torna. Si vede che la Befana va in vacanza al paese dei balocchi. Bravo, io ero in vacanza appunto. Mi hanno chiamato, vieni che è pieno di bambini, di giochi, di feste. Allora come chiamata in causa. Certo, non puoi dire di no. Guardate che è agosto, ma già la Befana sta guardando come vi comportate, perché certo. Poi a gennaio decide a chi dare il carbone o le caramelle, giusto? Bravo, bravo. E mi raccomando, anche al paese dei balocchi, occhio come giocate, come vi comportate. Bravo, attenzione. Grazie Befana e buon divertimento, perché guardo. È partita la balera e l'orchestra, quindi andiamo a ballare anche io e la Befana, va, andiamo, va. E si mette in campo un gioco particolare perché nel 2019
quando tutti giocano coi tablet, finalmente al paese dei balocchi si rigioca un po' con i giochi di una volta. Come ti chiami? Edoardo. Edoardo, com'è giocare con questo gioco così? Un po' diverso dai videogiochi, vero? Sì, molto. È più bello però, è particolare, non l'avevi mai giocato? Facci un po' vedere come funziona. Vai. Allora, bisogna qua cercare... c'è una calamita. E bisogna cercare di fare gol. Sì, una calamita che sta sotto e il pomino che sta sopra. Devi cercare con la pedina di fare gol. Ok. Com'è, vi piace questo gioco? Sì. Sì? Meglio o peggio del tablet? Meglio. Meglio. Meglio del tablet. Viva i giochi di una volta e viva il paese dei balocchi. Buon divertimento. Grazie. Michele Brocchini, ormai siamo arrivati al termine quasi di questa edizione 2019 e ci vuole un bel resoconto di quella che è stata la 16ª edizione del paese dei balocchi. Beh, veramente siamo molto contenti, è stata una bella edizione, ricca, piena di cose, dalle cose su cui pensare, il mondo delle buone notizie, quindi abbiamo avuto Valeria Valotto, sindaco, Zamagni a parlarci del terzo settore, quindi insomma cose di alto livello. Poi abbiamo avuto degli spettacoli incredibili come quello che vediamo dietro le nostre spalle in questo momento, di questo gruppo di Bologna, la Sbrindola, il Circo Pitanga, il Circo Punti, insomma, bellissimi spettacoli. Tante novità anche nel paese dei balocchi, perché è arrivata la casa della Fata Turchina, si cresce sempre di più. Esatto, e poi quello che vale, oltre agli spettacoli, che quelli li possono prendere tutti, quello che vale sono le nostre costruzioni, che sono quest'anno la casa della Fata Turchina, che è veramente uno spettacolo, perché è stata una costruzione molto difficile, molto complicata, però alcune persone hanno lavorato per mesi per rendere questo spettacolo, per far sì che i bambini incontrassero prima la lumaca e poi la Fata Turchina. Insomma, veramente è stato un grande sforzo, ma senza lo sforzo che ci mettiamo in questi giorni, in questi mesi, non si avrebbe questo grande successo anche di pubblico, grandi riconoscimenti, insomma. Quindi grande grazie a chi va? Beh, grande grazie va. Ci sono tre cose importanti in questo progetto, no? Uno è sicuramente il progetto e le idee che si continuamente vengono messe dentro e quindi sempre nuove, il progetto va avanti e questo è importante. Due sono gli sponsor, perché senza sponsor è una manifestazione che chiaramente non si potrebbe reggere, è onerosa perché ci sono spettacoli, c'è tanto lavoro dietro. E poi la cosa più importante sono i volontari, perché senza volontari noi potremmo pensare e avere le più grandi idee, ma senza le persone che lavorano anche fisicamente tutto questo non sarebbe possibile. Quindi il grande grazie va a loro che lavorano costantemente e per arrivare a queste serate con grande impegno e grande sforzo. E con il sottofondo musicale di Disaritmia stiamo attendendo, perché a minuti ci sarà il grande spettacolo conclusivo, ormai tradizione grande e importante, perché ogni anno un tema particolare per stare all'insù e stupirsi come fanno i bambini. Quindi anche noi di Fano TV siamo prontissimi con le nostre telecamere per vedere appunto questo gran finale dell'edizione 2019 del Paese dei Balocchi. In mezzo al campo c'è un albero, se uno ci semina delle monete, poi ne crescono tante sui rami, ma tante tante. Così, mentre andavo a prendere l'acqua per annaffiarle, loro me l'hanno rubata. E il contadino mi ha detto, corri dal giudice, corri, che lui te le ridà. Loro chi te l'ha presa? I gatti e la volpe, no? Yeah.
E al termine del grande spettacolo edizione 2019 dedicato ancora una volta a Pinocchio e tutte le canzoni e tutti i parlati dei vari film, siamo arrivati anche noi alla conclusione di questo speciale dedicato al Paese dei Balocchi. Alle mie spalle ci sono i protagonisti, che sono Ultrasound Eventi, Michele Brocchini e tutte le maglie arancioni del Paese dei Balocchi, e Andrea Balestri, il Pinocchio, che nel 1972 ha interpretato proprio questo personaggio. Ecco, noi siamo arrivati alla conclusione e direi che a questo punto anche noi torniamo alla quotidianità, ma ricordiamoci sempre di tornare ogni tanto bambini. Grazie e naturalmente arrivederci all'edizione 2020. Thank you.